Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. L'album Panini delle figurine dei calciatori è forse l'oggetto più iconico tra gli appassionati. Dal 1961 l'azienda modenese accompagna non solo i più piccoli, ma i tifosi di tutte le età nella raccolta delle preziose immagini squadra per squadra. Ci sono però alcuni giocatori che in determinate stagioni hanno rappresentato una sorta di santo graal nella ricerca degli appassionati. Andiamo a scoprire, secondo quelle che sono le rilevazioni degli esperti sul tema, quelle che sono state le 10 figurine più rare nella storia della Serie A. Lamberto Boranga. Nella stagione 1975-76, il portiere, destinato a un record di longevità tra i pali, tanto da aver giocato match ufficiali tra i dilettanti anche oltre gli 80 anni, giocava nel Cesena e la sua figurina ha fatto impazzire nella ricerca più di un appassionato. Sergio Maddè. Centrocampista del Verona nella stagione 1968-69, la sua figurina ha fatto sudare tutti coloro che si erano lanciati nell'impresa di completare l'album. Nella parte finale della stagione, viste le lamentele, fu prodotta una quantità addizionale che ha fatto scendere il valore della figurina tra i collezionisti, anche se molti all'epoca avevano già rinunciato a completare l'album. Pietro Battara. La Panini sembrava avere una predilezione per i portieri, rendendo spesso rarissime le loro figurine. Nella stagione 1968-69, per i collezionisti era quasi certo avere un buco nella prima casella dedicata alla Sampdoria, col numero 1 blu cerchiato, rarità della stagione all'interno dei pacchetti nelle edicole. De Petrini. Negli anni 60 i difetti di distribuzione affliggevano spesso la collezione Panini. Ci andò di mezzo anche un onesto terzino del Livorno, De Petrini, che nella stagione 1967-68 fece impazzire tutti coloro che volevano completare l'album con le figurine del campionato di Serie B. Gianni Rivera. La prima figurina mai stampata del Golden Boy con la maglia del Milan nella stagione 1961-62, assoluta rarità che rese quasi impossibile completare il primo album Panini di sempre. Faustino Goffi. È stata a lungo la figurina considerata il simbolo della compravendita dei pezzi più rari degli album Panini, venduta a 120 euro prima che le valutazioni si impennassero ulteriormente. Il Padova, nella stagione 1967-68, giocava in Serie B e la sua figurina singola divenne particolarmente rara. Vinicio Verza. Nella stagione 1979-80 la Juventus schiera un giovane attaccante che saprà farsi strada nel calcio dell'epoca. Nessuno immaginerà che la sua figurina, una delle prime dell'avventura tra i professionisti del calciatore, diventerà una delle più rare di sempre, con l'originale venduto a circa 150 euro dai collezionisti. Gigi Riva e Francesco Rizzo. Nella stagione 1963-64 il Cagliari milita in Serie B e sta per iniziare un ciclo indimenticabile che lo porterà allo scudetto. Come vedremo nel caso della posizione numero 2 di questa classifica, l'album Panini di quell'annata soffriva di alcuni difetti di distribuzione che investirono anche la figurina doppia di quel Cagliari. Oggi tra i collezionisti l'originale della Riva Rizzo arriva anche a 700 euro di costo. Pierluigi Pizzaballa.
Ti manca pizza balla diventò anche lo slogan della collezione degli album Panini ristampati dal quotidiano L'Unità negli anni 90. La figurina del portiere militante nell'Atalanta nella stagione 1963-64 è stata quella mitica per eccellenza, forse travalicando anche la sua effettiva rarità. Si parlò di un errore di stampa che aveva reso quasi introvabile la figurina, che era comunque realmente in circolazione, ma praticamente non distribuita in alcune zone d'Italia. Egidio Salvi. La figurina considerata il gronchi rosa per gli appassionati del genere. Egidio Salvi, in rosa nel Brescia nella Serie A 1965-66, fu stampato per errore nel blocco delle figurine dedicato alle rondinelle. Essendo una riserva, non fu inserito nell'album, ma alcune delle sue figurine vennero stampate e messe in circolazione. Avere un originale di questa figurina significa possedere un pezzo estremamente raro, il più ambito di sempre tra le figurine Panini, quotato circa 1000 euro dai collezionisti. Le figurine di Volpi e Poggi. Un bonus per parlare di quella che è stata una ricerca più moderna ma a dir poco mitologica. Per mesi tra il 1997 e il 1998, migliaia di giovani italiani sono stati ossessionati dalla ricerca delle figurine di Volpi e Poggi nell'album della Dolber con il chewing gum annesso. Per chi completava l'album con 17 squadre, c'era l'omaggio di un pallone previsto, mentre l'Unplane con 18 su 18 prevedeva un pallone e una maglia ufficiale. Unico problema, le figurine di Paolo Poggi dell'Udinese e Sergio Volpi del Bari erano assolutamente introvabili, non importa quanto le mascelle fossero chiamate a lavorare, tra una gomma da masticare e l'altra. Non è mai stato capito quante figurine fossero state effettivamente stampate, ma la ditta produttrice ha confermato l'arrivo di diversi album completi, tiratura molto limitata, ma finire l'album era possibile. E tu ricordi altre figurine particolarmente rare che hanno scatenato una vera e propria caccia nelle loro stagioni d'appartenenza? Scrivilo nei commenti e naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!